Straordinario momento di assemblea per la città SLO. Orvieto ospita la rete internazionale al massimo del suo splendore. Siamo ad Orvieto perché qui nacque 20 anni fa Città SLO International, dall'idea di un sindaco condivisa con altri tre sindaci e con SLO Food nasce Città SLO. Da allora molti passi sono stati portati avanti, sono state fatte tante cose e soprattutto siamo riusciti ad essere da un piccolo microsistema un network importantissimo in tutto il mondo che con oggi conterrà circa 280 città in tutto il mondo. Se uno volesse in qualche modo pensare quanti cittadini sono coinvolti, pensate a 25 milioni di cittadini circa. Un impegno importante che ci ha visto assumere nuove progettualità, nuove iniziative. Siamo riusciti ad andare oltre, a fare in modo che la lentezza non fosse qualcosa di residuale, qualcosa di elitario, ma divenisse invece un modello di sviluppo per il futuro del nostro pianeta. Tra le cose importanti di oggi, della nostra assemblea del ventennale, due per me sono state straordinariamente importanti. Uno, l'avvio del progetto Città SLO Metropole, grazie al nostro vicepresidente Tunç Soyer, che da sindaco di Seferisare è diventato sindaco di Smirne, una città di 4 milioni di abitanti. Siamo di fronte alla possibilità concreta che la lentezza contagi realmente le grandi città metropolitane. L'associazione non perde la sua connotazione, ma le piccole città cominciano ad ispirare le grandi metropoli. Per noi è assolutamente di grande rilievo. E poi dobbiamo rimanere al passo con i tempi. Dopo l'iniziativa del patto dei sindaci per il benessere equo e sostenibile, che abbiamo più volte sottoposto all'Unione Europea, ci siamo confrontati, abbiamo individuato una strada di sviluppo congiunta, oggi è il momento di assumerci un'altra responsabilità. 25 milioni di cittadini dichiarano l'emergenza climatica, le città dichiarano l'emergenza climatica. Cosa significa per noi? Significa che i cittadini, le città, i sindaci metteranno in campo tutto quanto potranno fare per migliorare la situazione in relazione ai cambiamenti climatici. Gesti quotidiani, piccoli o grandi, che servono a recuperare il nostro pianeta, il nostro ambiente. Siamo al disastro e dobbiamo assolutamente impegnarci per evitare questo. I 17 obiettivi della sostenibilità che l'ONU ci propone sono sì dei riferimenti, ma dobbiamo essere capaci di raggiungere quegli obiettivi con la maggiore rapidità possibile, lentamente ma veloce.